alla fine dell'Ottocento. Allora il deposito delle munizioni era messo in questo punto. Qui c'era una strada che arrivava a Bollate in via Vittorio Veneto. Le munizioni venivano portate col camion fino a via Vittorio Veneto, venivano portate su un carretto col cavallo, e col cavallo quasi tutta la strada venivano portate e messe qui. Non è successo niente proprio. Era una polveriera. Infatti queste che sembrano collinette, insomma, perché la gente non si vede, erano i terrapieni, c'erano due casematte, una lì e una là, dove immagazzinavano tutte le munizioni che tenivano magari in caso di guerra. Deposito di munizioni della Leonbo. Agli anni 60. Poi dopo, adesso è passato. Attiva fino agli anni 60. Le casematte sono state abbattute perché erano pericolanti. Erano pericolanti e si chiama cagina da dentro, perché era male. Allora sono state abbattute. E adesso sulle casematte c'è un bel prato così, ecco. Però era la polveriera della Leonbo questa, ed è stata appunto attiva fino a. Dal 1890 fino al 1960. Ecco, si potrebbe. Casematico, cioè è un termine. Come? Casematte. Casematte sarebbero casematte perché sono delle case finte, erano delle case senza finestre, chiuse, dove veniva stipato dentro il materiale. È un termine militare anche, la casavata, anche un bunker. Cioè, dalle altre parti si chiama bunker. Ecco, adesso si è perso come termine casamatta, però la casamatta è una casa fisica, diciamo, una finta casa. Magari immersa nella vegetazione. Immersa nella vegetazione. Ecco, comunque queste erano fatte in modo che se esplodevano, l'esplosione rimaneva contenuta dentro e non proiettava le bombe fuori. Era fatta in modo per questo. In sicurezza. In sicurezza.